Riassumendo, Belarda odia Mario e Mario odia Belarda, che a sua volta è odiata da Trusiana. Ma una storia vecchia quanto il mondo. In fondo, che c'è di nuovo sotto il sole? Niente e tutto. Insomma, te sei svegliato, hai percorso lo corridoio di casa e a un certo punto quando te sei trovato di fronte allo specchio ci hai avuto paura. Mi spieghi perché? Sinceramente all'inizio, perché mi sono visto la panza lì allo specchio. Lo vero delitto è lo mio ed è quello di starti a sentire. Aspetta, fammi spiegare. Ci ho messo 3 secondi a capire che la panza era mia. Mi ero quasi tranquillizzato quando ho visto la finestra Ruperta. E ho pensato, ma che mi sarà entrato che tu non dentro casa? Ma tu, prima di dormire, l'avevi chiusa la finestra? Di la verità non mi ricordo. Magari l'avevo lasciata aperta. Ma allora che è stato quello strano rumore? Strano come? Come una persona che scrocchiava le dita. Chiamami i carabinieri! Ma quali carabinieri, no? Mentre tocco di uno dentro casa e quel che tu no si chiama Mario Marzietti. Ma non c'avemo prove. Che c'emo da fare delle prove? In mano c'emo che cosa di più delle prove? C'emo gli indizi. Ma con te si imparato? Le prove contano di più degli indizi. Piuttosto una cosa. Ma lo cane tu non ha abbaiato? Lo cane? Beato esso. Anco dorme, te l'ho detto! C'ho un'idea. Chiamiamo Gaudenzia, la sorella di Belarda, e cerchiamo d'avere che un'altra informazione. Falle una videochiamata a 3. Vabbè, aspetta. (140) 159 150 151 152. Raga! In videochiamata! Ti trovo bene però! Stai meglio senza baffi! E c'è pure Colombo! Quale onore! Ma che fa quello cappello dentro casa? Codenzia! Mo te vedo! Sentivo solo le ansimà! E io pure... E per un attimo ho pensato... O c'ha l'asma o sta a fa sesso. Ma che? Pare di sta in clausura. Non mi son mossa più di casa, maledetta pandemia. Allora? Com'è che mi ti hai chiamato? No, niente. Io e Colombo stiamo a fare un po' di ginnastica, perché con la quarantena ci siamo un po' ingrassati. E allora ti volevo chiedere, siccome è 1:20 che sto sopra o da pirulà? 1:20? Ammazza, bravissimo! No, te volevo chiedere, come se c'enne? C'è adesso un pulsante sotto allo manubrio. È partito. Oh, troppo svelto! Dottà ridotta! Che te pensi che è lo trattore? Oh, stop. Godè, che dici? Quante calorie avrai io perso? Oh, stasera... Me lo potrai io permettere un bello piatto di rigatoni con la pagliata? Natà, perché non provi un po' di esercizi con l'elastici?
Per carità, Natale! Pensa se ti scappa l'elastico dalle mani! Sa che botta sulle gengive! Pensa se l'elastico mi scappa dallo piede! Sa che botta sulle palle! Però siete bravi, E specialmente tu, Natà! Certo, sei un po' sovrappeso! Però almeno ci provi! Oh, c'è gente che non fa altro che pensa a magnà, magnà, magnà! Ma infatti, tempo fa lo dissi pure a tua sorella Belarda. Dico, Belà, sei un po' sovrappeso? Tu te le vedi le punte dei piedi? Mi rispose, no, per colpa delle zinne. E tu? Dissi, io pure ho lo stesso problema. E se mi fece, Natà, tu sei maschio, non ce le dovresti avere zinne. Sempre graziosa mia sorella, capirai? Quella basta che pensa a magnà e a mucchia la roba. Sordi, terreni. Che se ne farà quando sarà morta, Natà, prova un po' a far esercizio. No, grazie, non c'è bisogno. Già vado al bagno regolare. Come sta adesso tua sorella? È tanto che non la vedo. E che ne so? Io mica me ce parlo, Per me è come se fosse morta. Cioè, scusatemi tanto lo sfogo, Però c'ha un carattere impossibile. E lo marito è come essa. Mario mi ha chiamato ieri mentre facevo una corsetta, se voleva sfogare. Dice che odia la moglie e che è tutto finito. Prova una gran rabbia per la scenata che hanno fatto pochi giorni fa. Quale scenata, Godè? Come quale? E l'hanno sentita fino a Monterosi. Mario urlava, te mazzo! E essa, lascio tutta l'eredità! A chi? Uno, due, tre. Godè, prima che cominci l'altra serie da 150, ce lo vuoi dire a chi la lascia l'eredità, Belarda? Alfredo, 4, 5, 6. Alfredo? Quello che le lavora nei nocchieti? I nocchieti, i castagneti, la vigna, eppure l'orto. Oraccio, Mario, separato lì in casa con Belarda e separato lì l'orto con Alfredo. E perché? Mario non sopporta manco Alfredo? Mario sospetta che Alfredo e Belarda sono amanti. Come? Ma Belarda c'ha pure l'amante? 18, 19. Quanti? E che è? Ninfomaniaca? 20. Ma che ne saccio, io mi facesse un po' quelle pari. Ah. Godè, ma con tutta sta attività fisica non te pare di esagerare? Per niente. La sera con l'ho spinita, ma mi piace, perché poi la notte dormo beata e tranquilla. Tranne l'altra notte, lo cane tuo, Natà, non la smetteva più di baià. Io mi sono affacciata. E tra l'altro mi è pure parso di veda che d'uno che girava sotto casa di Belarda. Scusa la domanda, Godè, ma mica sarà stato Alfredo che la va a trovare di nascosto dello marito? Ma che domande so? È pur sempre sua sorella, no? Non essere indiscreto. Ma no, capirai, per me Belarda ormai non conta più niente. Può darsi che era Alfredo, oppure i ladri, chi lo sa? È un momentaccio. Ma comunque se stiamo tutti chiusi dentro casa, non ci può succedere niente, no? Ah! Oh! Ma c'è state, ecco! Ma guardate che io vi sento parecchio lontani, Godè, per forza ci senti lontani. Tu fai i pesi con lo telefono e telefoni con lo manubrio. Ah! Godè, stiamo in videochiamata. Perché ti metti il telefono lì l'orecchia? E invece di vedete lo muso, ti vedevo lo timpano! Ah! Allora ciao! È stato proprio un piacere! Ora mi faccio un'oretta e mezza di flessioni su una mano e poi preparo la cena! Ciao! Boh, certo è che è tanto atletica per quanto è svampita! Vabbè, che cosa di più sapevo? Te saluto! Mi tocca di chiamare Mintore! Sì, se sentimo dopo, sì. E che sono sti urli?
Pronto? Che c'è, Natale? Pronto, Amintore? Ti chiamo perché c'ho lo cane che non si sveglia. Sono 2 giorni che dorme. L'ho tirato un osso dalla finestra. L'ho preso sulla capoccia. Ha spalancato l'occhio. Ma pare si è addormito. Insomma, perché lo devo visitare? Perché dorme? Perché lo stai a far morire di fame? O perché l'hai spaccato la capoccia con l'osso? Come? Aspetta, che lo cerco sull'anagrafe canina. Si chiama Arnaldo, vero? No, si chiama Arnoldo, con la O. Si era femmina, si chiamava Arnaldo, con la A. Figlio di Nero Wolfe. Arnoldo, vabbè. Almeno hai smesso di battezzare i cani con i nomi degli investigatori. Appena mi libero lo passo a vedere. Ti faccio sapere. A dire la verità l'avevo chiamato Nero Wolfe perché era un cane lupo e era nero. Ma che cazzo è Nero Wolfe? Dov'è? Ero sicuro che fosse qui. L'ho presa lui. Sì. È stato lui a prendere.